Oggi pomeriggio leggiamo Dall'altra parte di Laurence Fugger e Isabelle Carrier, Pane e sale. Il suo appuntamento è dopo la scuola, davanti al grande muro. Si incontrano spesso qui, dato che è un posticino tranquillo. Gli altri però non sono ancora arrivati. Fa un caldo spaventoso. Ma come mai i suoi amici non arrivano? Ne ha abbastanza di aspettare. Dall'altra parte del muro c'è un po' di ombra per ripararsi dal sole. Come al solito, è tutto deserto. Quindi, da dove potrebbe provenire quella palla? Lei vorrebbe ringraziare, ma non sa dire grazie nell'altra lingua, quindi si assicura di essere ancora sola e calcia di nuovo la sua palla forte. Lui vorrebbe dire qualcosa, ma il muro è così alto. E poi, dall'altra parte, forse si parla un'altra lingua. D'un tratto ha un'idea. Lei trova il viso di un bambino con gli occhiali, disegnato sulla palla. Anche lei ha un pennarello nel suo astuccio. Verifica che non ci sia nessuno, perché quello che fa è assolutamente vietato. Dall'altra parte del muro c'è una bambina con i codini. Lui vorrebbe rilanciare qualcosa, ma sente una campana suonare. Sono le 7, è in ritardo. Lei aspetta a lungo, ma la palla non torna indietro e lei deve assolutamente tornare a casa prima di notte. Il giorno dopo il bambino ritorna alla stessa ora, aggiunge il suo nome e la sua età sulla palla, si assicura di essere solo e rilancia la palla. Spera che dall'altra parte ci sia la bambina dai codini. Il nome del bambino è difficile da pronunciare. Lei calcia di nuovo forte la palla, ma non abbastanza. Non c'è nulla da fare. A lui non resta che tornare domani con un'altra palla. Ma il giorno seguente non ritorna, né quelli successivi. Perché i bambini non possono giocare vicino al grande muro. E poi un giorno il muro viene finalmente abbattuto. L'avvenimento attira una folla di curiosi, da una parte e dall'altra. Tra la folla c'è un bambino con gli occhiali e una bambina con dei codini. A domani pomeriggio con un'altra storia.